Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Volevo lasciarvelo appunto prima di Ferragosto, così in modo da cogliere anche l'occasione per augurarvi di passare una bellissima giornata e di divertirvi. E ho pensato a questi orecchini qui, dalle tonalità molto molto estive, e sto ancora un attimino pensando al nome. Mi sa che mi butterò di slancio quando caricherò il video. Comunque credo siano gli ultimi orecchini in tema estivo che farò per quest'anno. Ho voluto proprio spaziare con delle colorazioni che generalmente non utilizzo. Ci sono sempre le Super Duo, sopportatemi, la mania non mi è ancora passata. Ci sono degli Swarovski, ci sono delle Rocaille, ma vedremo tutto comunque durante la preparazione al tutorial. Io vi saluto, vi mando un bacio enorme, vi ringrazio e non lo faccio mai, questo non per non volerlo, ma perché tutte le volte mi dimentico. Voglio ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo al mio canale, che sono sempre di più, per tutti i commenti carini che mi lasciate e per tutto, insomma, per i suggerimenti che mi date, per l'aiuto. Ogni volta che chiedo qualcosa siete sempre prontissimi a darmi una mano, per cui io veramente voglio lanciare un mega grazie generale. Adesso bando alle ciance, altrimenti c'è anche chi mi bacchetta perché parlo troppo, e vi lascio il tutorial. Ciao e buon Ferragosto. Ciao ciao. Vediamo il materiale di cui avremo bisogno per creare il nostro componente. Per un singolo orecchino avremo bisogno, o componente insomma, avremo bisogno di 12 bicono da 4 mm della Swarovski. Poi come filo io utilizzo il Fireline, lo 0.009, e la colorazione Crystal. Poi due dimensioni diverse di rocaille, una da 15 e una da 11, io utilizzo le Miyuki argentate. Poi ci serviranno tre, io nel mio caso ne uso tre, ma voi potrete anche usare un solo singolo colore, non è importanza ai fini della lavorazione, ma piuttosto è una questione di cromaticità, di effetto ottico che voglio dare utilizzando appunto tre colorazioni diverse. Voi fate come più preferite. Io ho deciso di usare questi toni particolarmente accesi, tranne forse il primo. E se vi interessano i codici sono questi. Queste sono le Matte Olive AB, poi abbiamo le Opaque Light Olive e poi abbiamo le Yellow, che sono le gialle, un bel giallo acceso. E ovviamente vi servirà un ago, quindi partiamo con il tutorial. Ho infilato sul mio ago 12 Super Duo. Ho deciso di infilarle alternatamente con i colori che ho scelto, quindi sono 4 per colorazione e ho alternate così, vedete, un 2-3 e poi ho ricominciato il giro, così da avere la parte centrale del mio modulo formata da tutti i colori che ho scelto. Se voi decidete ovviamente di usare un solo colore o due colori, regolatevi un po' voi su come metterle. Io ho deciso appunto di alternarle. Una volta infilate vado a chiudere la mia lavorazione a cerchio facendo un paio di nodi e ripassando all'interno di 2 o 3 perline. Fatto questo mi ritroverò ad uscire dalla mia lavorazione a cerchio in uno dei fori superiori delle Super Duo, ma lo vediamo insieme. Intanto chiudiamo a cerchio questa lavorazione. Ho chiuso a cerchio la mia infilata di Super Duo e sto uscendo da un foro superiore di una Super Duo a caso. Adesso tra ogni Super Duo dovremo andare ad inserire una rocaille 11-0, quindi ne inseriremo una sul lago, ci inseriremo nel foro superiore di questa, usciremo, ne inseriremo un'altra di rocaille appunto da 11, passeremo in questa e così via, fino a completare tutto il giro avendo una rocaille da 11 tra ognuna delle Super Duo infilate nel giro precedente. Ecco fatto, abbiamo inserito le rocaille da 11 tra una Super Duo e l'altra e procediamo in questo modo. Allora, stiamo uscendo da questa rocaille qua da 11 e dovremo infilare sul nostro ago 3
ulteriori rocaille da 11 e formare un archetto sopra questa super duo per andare a rientrare nella 11-0, nella rocaille 11-0 subito dopo. Poi formeremo un altro archetto, sempre da 3 rocaille da 11 passando sopra questa super duo e così via per tutto il giro. Dovremmo avere una serie di archetti di 3 che passano da una rocaille all'altra. Ci vediamo non appena terminato il giro. Le puntine sono terminate. A questo punto vediamo come procedere per il prossimo giro. Stiamo uscendo qui praticamente all'apice di una delle puntine. Dopo aver inserito le ultime, siamo ripassate nelle prime inserite. Quindi vedete, no, che la nostra lavorazione è formata da puntine. Questa è l'apice di una, l'apice di un'altra e così via. Noi dobbiamo uscire appunto da uno di questi apici. In questo caso io sto uscendo qui. Inserire due super duo sul nostro filo. Scegliamo la colorazione con cui vogliamo partire delle tre. Io utilizzerò la colorazione più scura. Quindi ne inserirò due e andrò ad infilarmi in quest'altro apice. E così via, inserirò ancora due super duo dello stesso colore e mi inserirò in quest'altro apice fino ad inserire una coppia di super duo in ogni spazio praticamente tra le rocaille. Utilizzate le super duo di uno solo dei colori prescelti perché a ogni giro cambieremo colore. Quindi in questo caso io appunto utilizzerò questa colorazione qui, che è quella più scura di tutte. Nell'altro giro utilizzerò queste, che sono la via di mezzo, e poi alla fine queste più chiare, ma voi comunque fate come più preferite. Quindi ci vediamo non appena abbiamo inserito una coppia di super duo in ogni spazio vuoto del nostro fiorellino. Ecco fatto, abbiamo inserito una coppia di super duo all'interno dello spazio formatosi nelle rocaille. Adesso cosa dovremo fare? Dovremo salire sempre nel foro superiore di una delle super duo, appunto inserite, vedete come ho fatto io, qua si vede il filo per il passaggio che ho fatto, appunto ho inserito queste due, quest'ultima coppia, sono passata nell'ultima punta e poi sono salita qui nel foro superiore di questa super duo. Adesso andremo ad inserire in ogni coppia di super duo un'altra coppia di super duo, però di un altro colore. In questo caso io utilizzerò questo colore verdino qui. Nello spazio più piccolo qui non inseriremo niente, passeremo direttamente col filo, cioè inseriremo una coppia di super duo, passeremo qui, in questo foro qui e anche in quest'altro, per entrare direttamente nella coppia adiacente e inserirne un'altra coppia. E così via. Passeremo col filo nello spazio vuoto dove non c'è, diciamo, dove non ci sono le coppie che si uniscono, ma troviamo praticamente una rocaille, la puntina della rocaille. Non facciamo niente, non inseriamo niente, entriamo direttamente nella coppia, subito dopo inseriamo un'altra coppia di super duo e così facendo per tutto il giro della lavorazione. Ecco fatto. Adesso abbiamo terminato anche questo giro. Dobbiamo procedere in questo modo. Allora, io sto uscendo da qua. Questo è il filo che devo ancora tagliare. Io sto uscendo da qua, da questa super duo qui, e andrò ad inserire un'ulteriore coppia di super duo, come abbiamo fatto nel giro precedente, scegliendo l'altra colorazione, cioè questa. Io sceglierò questa gialla chiara. Ne inserirò due. Questa volta però nello spazio che si è creato non andrò a passare direttamente nell'altra coppia perché altrimenti la lavorazione non verrebbe bene, perché aumentando appunto il raggio aumenta anche lo spazio tra le varie coppie. Quindi andremo ad inserire una rocaille da 11 per poi passare di nuovo in questa coppia e inserire un'ulteriore coppia di super duo. Quindi ricapitolando, inserirò da questa coppia da cui sto uscendo un'ulteriore coppia col nuovo colore, uscirò da qui, inserirò una rocaille da 11 per entrare qui e inserire un'altra coppia, uscirò e metterò un'altra rocaille da 11 e così via fino a terminare anche tutto questo giro. Ecco terminato anche questo giro. Adesso andremo ad eseguire l'ultimo e sarà fatto in questo modo. Usciamo sempre da una coppia di super duo e adesso andremo ad inserire tra ogni coppia di super duo
una rocaille da 11, quindi qui in mezzo, in ogni coppia di gialle una rocaille 11. Una rocaille 11 qui, passeremo di qua, e invece negli spazi più larghi inseriremo una rocaille da 15, un bicono, una rocaille da 15. Passeremo qui dentro, metteremo un'altra rocaille da 11, usciremo e così via. Metteremo nello spazio tra una coppia e l'altra una rocaille 15, un bicono da 4 e una rocaille da 15, così fino a terminare tutto il nostro giro. Ed ecco qua il nostro componente terminato. Io ho chiuso la lavorazione. Prima però ho fatto un piccolo cappietto qua in cima, vedete, con 5 micro, perché così posso agganciare eventualmente o una monachella per creare un orecchino o un cerchietto per far passare appunto una collana. Quindi con questo io termino il video, spero che il tutorial vi sia piaciuto e per qualsiasi dubbio o incertezza contattatemi. Ciao, alla prossima!